ADR ha presentato il suo piano di sviluppo e raccoglie i primi plausi dalla Polverini e dal vice sindaco di Roma Belviso. Sentiamo Tommaso Valerio Ghiglione. Aeroporti di Roma ha presentato il piano di sviluppo 2012-2044. L'incontro si è svolto l'altro giorno all'interno del Leonardo da Vinci alla presenza delle istituzioni. Fra gli altri c'erano il presidente della regione Renata Polverini, il sindaco del comune di Fiumicino Mario Canapini e il vice sindaco di Roma Sveva Belviso. A fare gli onori di casa il presidente di ADR Fabrizio Palenzona. Il piano di sviluppo prevede un volume di investimenti per oltre 12,1 miliardi di euro fino al 2044, di cui 2,5 miliardi nei primi 10 anni. Il programma di ADR prevede anche la creazione di 30.000 nuovi posti di lavoro entro il 2020. In queste ultime settimane abbiamo migliorato l'accessibilità all'aeroporto grazie al supporto della Regione Lazio e grazie al supporto di Rete Ferroviaria Italiana con l'inaugurazione del nuovo Leonardo Express. Da una settimana i nostri parcheggi possono essere, diciamo, utilizzati con un sistema Telepass, che è lo stesso strumento che viene utilizzato in autostrada. Al 2014 ultimeremo un numero significativo di piazzole per ricevere un maggior numero di aeromobili. Al 2016 verrà ultimato il Molo C, al 2018 il Terminal 1 e al 2020 il People Mover. Questo è un primo step concreto per poter in questo decennio dare una risposta al continuo aumento di traffico e di passeggeri che insistono sul nostro aeroporto. Le infrastrutture si integreranno con il territorio. Anzi, a mio giudizio, ci daranno un'opportunità, una grande opportunità per ottimizzare la mobilità territoriale con infrastrutture di collegamento del territorio con l'aeroporto, ma che potranno essere utilizzate dai cittadini che vivono nel territorio. Nella realizzazione, nella pianificazione delle nostre infrastrutture, chiaramente abbiamo massimizzato l'aspetto di integrazione ambientale. Quindi ci aspettiamo che con l'incremento di una o due piste, addirittura il livello di rumore sopportato diminuirà per la nuova collocazione, per le nuove procedure di decollo e di atterraggio. Quindi c'è una massima attenzione, una massimizzazione di quelli che sono aspetti proprio di inserimento delle nostre infrastrutture nel territorio esistente. Oggi, alle condizioni date, abbiamo inserito tutto quello che naturalmente era possibile inserire. Ricordo, come ha detto anche l'AD di Ferrovie Moretti, che questo aeroporto non si deve collegare soltanto con Roma, ma deve guardare anche ad una parte importante del paese che è il Mezzogiorno, per poi collegarsi tutto insieme a quello che è il contesto europeo. Un argomento ricorrente durante il convegno è stato quello delle tariffe. ADR definisce il loro adeguamento essenziale prerequisito per lo sviluppo e necessario per colmare il gap esistente con altre realtà europee, che usufruiscono di una media tariffaria più alta dell'80% rispetto a Leonardo da Vinci.